Ciao, sono Marco Reggio. Adesso parliamo di antispecismo intersezionale. Innanzitutto, cosa significa intersezionale? Spieghiamo chi non lo sì, sa. Giusto, assumendo che antispecismo forse lo sappiamo, l'intersezionalità è una teoria, un concetto che nasce nell'ambito del femminismo afroamericano e che sottolinea che ci sono degli assi di oppressione. Inizialmente diciamo la razza, il genere, la classe, poi piano piano vengono aggiunti dei tasselli. Assumendo che nessuno di questi è prioritario e l'origine di tutti gli altri, ma che questi assi si intrecciano. Per esempio, una persona può essere oppressa dal punto di vista del genere perché è una persona donna socializzata donna, quindi non fa parte della parte privilegiata maschile, però al tempo stesso è bianca, per esempio, quindi non fa parte delle persone razzializzate che vivono l'oppressione di razza. Soprattutto si può indagare il modo in cui queste diverse oppressioni si intrecciano e si potenziano anche tra loro. L'antispecismo a un certo punto dice che questo metodo intersezionale però si dimentica qualcosa, perché noi, tutti gli umani, siamo privilegiati per il fatto di appartenere alla specie dominante, cioè quella specie che si è arrogata il diritto con la forza, fondamentalmente, di non subire lo stesso trattamento che riserva a tutte le altre specie. Per dirla in maniera molto brutale, di essere macellata, per esempio, di essere appropriata, di essere venduta, di essere rinchiusa, eccetera, eccetera. Ovviamente chi è che beneficia dello sfruttamento animale? Tutti gli umani, ma in misura differente, perché appunto ci sono altre dimensioni. Per fare un esempio banale, che un bambino dell'Africa subsahariana che è sotto la soglia di povertà e indigente beneficerà dello sfruttamento animale in maniera infinitamente minore del manager di una multinazionale bianco nordamericano che sullo sfruttamento animale direttamente o indirettamente fa dei profitti e costruisce un livello di benessere vergognoso. È un antispecismo politico perché considera che la questione animale non è isolabile, non è una questione che si può risolvere lasciando immutato tutto il resto. Avere un mondo in cui prospera il razzismo, il sessismo, le differenze di classe, il capitalismo, eccetera, ma vegano magari, no? In cui gli animali vengono rispettati e non violati. L'antispecismo intersezionale in qualche modo assume che il rapporto tra le diverse oppressioni, compresa quella di specie, sia molto complesso e sia difficile capire questi rapporti e in generale l'oppressione se ce ne dimentichiamo uno. A differenza delle altre forme di oppressione, quella che riguarda le specie non umane non può essere denunciata e concettualizzata direttamente dai soggetti che la subiscono, e infatti è il movimento antispecista che si fa carico di articolare queste istanze. Questo pone qualche tipo di ostacolo? No, questo è molto interessante perché tra l'altro noi diciamo abbiamo fondato anni fa un progetto che si chiama Resistenza Animale, che è partito proprio da questa domanda. Questa narrazione interna al movimento animalista ci lasciava perplessi e quindi abbiamo iniziato a indagare sul fatto che gli animali ce l'avessero in realtà questa voce, anche se non è una voce come la intendiamo noi. Ce l'hanno negli allevamenti, negli zoo, nei circhi, in tutti i luoghi di prigionia e sfruttamento. Gli animali si ribellano, cercano sempre di manifestare il loro dissenso, il loro disagio, la volontà di evadere. Questo sicuramente è un tema molto interessante, di chi ha la voce e chi non ha la voce, in che modo un mondo specista riesce a depotenziare le istanze che arrivano proprio dagli animali non umani stessi, infantilizzandoli. Questi animali sono sempre considerati o dei matti, bizzarro, imbizzarrito, o comunque sono viste come delle storie simpatiche, folcloristiche, perché questo permette di non parlare del fatto che in realtà sono delle storie estremamente serie e anche estremamente semplici, perché una mucca che fugge da un allevamento mentre viene portata al mattatoio non è difficile immaginare quale sia la sua motivazione. Eppure i media spesso fanno fatica, cioè dicono: chissà cosa era passato nella testa di questa mucca, chissà perché se n'è andata da... Quando dal nostro punto di vista è molto semplice, è un prigioniero che evade. Da questo punto di vista non è del tutto corretto pensare che le lotte politiche a favore degli animali, eccetera, siano solo il frutto del fatto che ci svegliamo un giorno e vogliamo essere generosi con gli animali perché siamo una minoranza di umani sensibile. Gli animali sono vittime di strutture economiche anche che sono di fatto all'interno della società umana, e quindi è chiaro che deve esserci una mobilitazione umana. Però noi adesso preferiamo pensarci come persone solidali, solidali ai soggetti effettivamente oppressi, che magari non con le parole
ma piuttosto con i corpi, con i gesti, con altri linguaggi, esprimono delle istanze politiche di fatto di liberazione.